Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo dei tranci gustosi. Un'altra ricetta facile e veloce da preparare insieme. In una ciotola versate 400 g di farina che deve avere circa 12 g di proteine. 280 ml di acqua. 100 g d'esubero. Il mio esubero era in frigo da un paio di giorni. L'ho tirato fuori dal frigo, l'ho lasciato un paio d'ore a temperatura ambiente e poi ho potuto impastare. Se non avete l'esubero, potete usare tranquillamente il lievito madre o il lievito di birra. Poi vi rimango tutte le dosi scritte giù nell'info box sotto il video. Iniziate ad impastare sciogliendo per bene prima l'esubero e poi amalgamando la farina. Aggiungete un cucchiaino raso di sale e continuate ad impastare a mano. Per impastare, se preferite, potete usare un qualsiasi robot oppure anche la planetaria. Impastate fino a quando non avrete ottenuto un panetto morbido e leggermente appiccicoso. Mi raccomando, non aggiungete altra farina. Dovete impastare per circa 10 minuti. A questo punto rovesciate un giro d'olio sopra l'impasto e anche un pochino sul fondo della ciotola. Ribaltate l'impasto, copritelo o con un canovaccio umido o con della pellicola e lasciatelo riposare per un'ora a temperatura ambiente. Trascorsa l'ora, infarinate leggermente il piano da lavoro, rovesciate l'impasto e senza toccarlo troppo dividete in quattro parti uguali. L'impasto in questa fase va toccato il meno possibile. Mettete i tranci su di una teglia rivestita con della carta forno. Cercate di dargli una forma più regolare possibile. Adesso copriteli sempre con un canovaccio umido o con della pellicola e lasciateli lievitare fino al raddoppio. Adesso mi raccomando, devono ben raddoppiare. Potete metterli anche nel forno con la lucina accesa. Non appena saranno ben raddoppiati, potremo condirli. Io ho usato delle fettine di provola. Schiacciate bene, fate scendere le fettine dentro. Delle fettine di pomodoro. Del tonno. Della cipolla. Origano, sale e un giro d'olio d'oliva. E adesso subito in forno. Forno alla massima temperatura, ventilato nel secondo ripiano del forno per circa 10 minuti o comunque fino a doratura. Ed ecco i nostri tranci gustosi appena usciti dal forno. Guardate che meraviglia!
Un'altra ricetta semplice e veloce. Mi raccomando, se anche questo video ti è piaciuto, lascia un like, se non sei iscritto al canale iscriviti, se sei interessato a lievito madre vieni a trovarmi nel mio gruppo Facebook Amore per il lievito madre, sarai il benvenuto e se hai delle domande lasciamele giù nei commenti ed io sarò felice di risponderti. E adesso tagliamone uno. Guardate che meraviglia! Sono davvero dei tranci gustosi, facili da preparare, si preparano in pochissimo tempo, sono morbidissimi e sono sicura che piaceranno a tutta la famiglia. Mi raccomando, provateli sia in questa versione oppure, se volete, anche più semplici, solo con la provola, sale, origano e un giro d'olio. Sono gustosissimi anche così. Guardate che doratura perfetta! Mi raccomando, provateli e poi fatemi sapere.